Nella vita ho conosciuto due tipologie di persone che nel bene o nel male hanno contribuito alla mia crescita personale e professionale. Sono quelle persone che da una parte mi hanno incoraggiato nei sogni, nelle prospettive future che avevo, nelle idee, nei progetti. Dall'altra parte c'erano invece quelle persone che non credevano in me, che mi guardavano con superbia, quelle persone che magari davanti mi sorridevano e alle spalle invece non facevano nient'altro che parlare male, dicendo magari che io non ce l'avrei mai fatta, che ero un illuso, che i miei sogni erano in realtà magari frutto nient'altro che di illusione, quasi io fossi un bamboccio. Queste due tipologie di persone sono state estremamente importanti e paradossalmente hanno entrambi la stessa importanza, lo stesso peso, se lo si vuole considerare col senno di poi. Sono una persona che difficilmente si è fatta abbattere dalla vita. Mi sono sempre rimboccato le maniche e ho fatto sempre il massimo che potevo in tutto quello che facevo. Diciamo che ho preso a cazzotti un po' il destino. Il messaggio che vorrei trasmettere in questo video è sicuramente un messaggio di forza e di coraggio. Se io mi fossi lasciato abbattere da tutte le persone che mi hanno stigmatizzato, da tutte le persone che non hanno creduto nei miei sogni, se mi fossi lasciato sconfiggere dalle paure derivanti l'opinione altrui, vi assicuro non sarei ora qui a parlare. Non fatevi assolutamente condizionare la vita da chi sperpera parole su di voi. Siate forti e abbiate il coraggio di affrontare la vita a pugni stretti. È davvero molto importante che voi ci riusciate. E poi volete mettere la soddisfazione che potreste provare arrivando fin lissù, sulla vetta, abbassarvi la cerniera e pisciare sulla testa di tutte quelle persone che sono rimaste invidiose giù, alle falde della montagna. Magari loro erano lì con voi e vi hanno visto scalare con sacrificio, con tutta la rabbia e con tutta la resistenza possibile, ma alla fine voi ci siete arrivati e loro no. Quindi ragazzi, prendetevi le vostre più grandi soddisfazioni, anche perché la vita è una.